Amici telespettatori, eccoci una nuova parte di Polifemo dedicata ad una splendida iniziativa organizzata dalla sezione di Brindisi dell'UNUCI, Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia. Ricordiamo che la sezione appunto di Brindisi è anche delegazione regionale di Puglia e Basilicata. Un'iniziativa dedicata al 100° anniversario dell'istituzione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. Beh, dobbiamo essere sempre vicini al nostro tricolore, all'idea di unità d'Italia, per rivivere quelli che furono i sacrifici del passato e per far sì che nelle nuove generazioni si senta forte l'amore per la patria e il sentimento di unità nazionale. Presente al gran completo la sezione di Taranto dell'UNUCI e ho qui al mio fianco il presidente Gianni Passafiume. Allora, presidente, ho già così nel preambolo della puntata ho accennato a qualcosa, ma parliamo delle finalità, delle caratteristiche di questa iniziativa odierna. Appunto, questa iniziativa serve a rafforzare lo spirito di corpo dei gruppi, delle associazioni d'arma, una delle quali noi siamo come ufficiali in congedo, e quindi la nostra sezione vuole sempre essere presente come anche negli anni passati, e quest'anno ci riuniamo qui a Torre Santa Susanna con tutta la nostra bandiera, i nostri soci, chi in divisa, chi in tenuta sociale. E ci accompagnano anche gli amici di Bari, per esempio, che sono qui presenti, sono le altre associazioni, e poi ci stanno le altre associazioni d'arma, i rappresentanti dell'esercito, della marina, dei carabinieri, delle vigili del fuoco e altre forze armate. Thank you.
Ecco, stiamo notando in questa fase, diciamo, di adunata, tecnicamente, giustamente voi usate l'espressione militare, ammassamento, che ci sono anche giovani, scolaresche, e questo è importante per la formazione delle nuove leve, per far sì, come dicevo, che le tradizioni e, i valori del passato abbiano appunto a sedimentarsi presso le nuove generazioni, le nuove leve appunto. Ed è questo il nostro compito, quello di trasmettere questi valori sempre, non solo ai nostri coetanei, diciamo, non solo a quelli delle forze armate in servizio, ma anche e soprattutto ai giovani della scuola, perché è da quell'età che si comincia ad avere lo spirito della nazione, insomma, e quindi noi vogliamo che loro crescano con questo intento. Francesco Bardarè, vice delegato regionale. Il suo stato d'animo, le sue emozioni, il messaggio che quest'oggi si vuole lanciare. Beh, lo stato d'animo mio è comune a quello di tutti i rappresentanti che sono presenti oggi, cioè quello, appunto, come ha detto il Presidente, di tramandare, di conservare certi valori, soprattutto alle generazioni più giovani. E devo dire sempre con molto piacere che la sezione di Taranto è sempre ben presente e per questo viene elogiata, diciamo, in ambito di organizzazione di questo evento, che è una pietra miliare, diciamo, fra le attività della sezione di tutta la delegazione. Ecco, mentre stiamo parlando si sente la fanfara. La fanfara dei bersaglieri è molto folcloristica, è molto piacevole, soprattutto da chi non è abituato a vedere queste cose. Però dietro questa marcetta, chiamiamola così, dietro questa marcetta c'è tutta una gloriosissima storia dell'esercito italiano. Chiude il corteo un plotone di ufficiali russi in grande uniforme e tenuta sociale. Bandiera a centro! Schieramento attenti! L'ammiraglio Michele D'Ammicco, presidente dell'associazione Nastro Verde di Bari. Parliamo di questa vostra associazione e della vostra presenza oggi. Noi siamo onorati di aver aderito all'invito che ci ha fatto il presidente regionale dell'UNUCI a Maturo, e quindi, come tutti gli anni, abbiamo partecipato anche ad altri raduni qui alla festa del tricolore, e quindi siamo qui a rappresentare i decorati di medaglia d'oro mauriziana, tutti i militari di tutte le forze armate e di polizia decorati con questa medaglia per 50 anni di lodevole servizio.
tenente colonnelli Amaturo, dopo la benedizione della bandiera viene consegnata nelle mani del sindaco. E ora avrà inizio il secondo momento, la cerimonia della bandiera. Scorrendo così, facendo la marcord dei ricordi, sicuramente alcuni episodi, alcuni momenti della sua esperienza militare questa mattina le saranno venuti in mente. Certo, perché è sempre un onore per noi rivestire l'uniforme che abbiamo indossato io personalmente per 44 anni, da marinaio, sottufficiale e poi ufficiale, quindi per noi è un orgoglio, un grande sentimento di amore verso la nostra patria e un ricongiungimento con i nostri colleghi in servizio. Colonnello Antonio Misceo in rappresentanza della sezione Unucci di Bari. E del generale Lancianese. Allora, un'emozione forte, anzi tante emozioni forti questa mattina. Eh sì, le emozioni sono tante, cioè lo spirito nazionale è quello che ci accomuna, è il tricolore in particolare che mi dà una forte sensibilità. E soprattutto quando vado all'estero, vado a trovare i miei figli che lavorano in Inghilterra. Senso patrio proprio. Eh sì, mi sento di essere italiano e porto sempre con me sulla giacca il distintivo del tricolore. Il tricolore è il simbolo dell'unità nazionale e della fratellanza del nostro popolo. Organizzazione di questa significativa manifestazione. La loro presenza è anche testimonianza della solidità dei rapporti tra i cittadini di questa antica e industriosa terra e le istituzioni militari. Di questo mi compiaccio vivamente. La festa del tricolore di Torre Santa Susanna si inserisce a pieno titolo nel vasto panorama di celebrazioni che in ogni parte d'Italia l'UNUCI ha sviluppato per riunire soci del sodalizio e cittadini intorno alle memorie gloriose della patria, intorno al tricolore, simbolo dell'unità e della... Il generale Antonio Pansa, medico, presidente della sezione UNUCI di Lecce. Lecce è presente a questa manifestazione. Sì, sì, con gioia abbiamo aderito a questa manifestazione che ha organizzato il nostro delegato regionale, il tenente Antonio Amaturo, e ogni anno lui organizza queste belle manifestazioni che richiamano, come vedete, un bel po' di gente, perché insomma siamo tutti quanti sempre attaccati al nostro tricolore. E proprio l'altro giorno abbiamo anche festeggiato a Brindisi il capitano Trabucco, che si è fatto a piedi 1750 km da Cortina fino a Siracusa per valorizzare sia il tricolore sia poi per rimettere la festività del 4 novembre che era stata soppressa nel 1997 dal presidente Cossiga per motivi diciamo economici non era stata, però insomma non è una, se riusciamo a ripristinarla siamo tutti quanti d'accordo su questo e quindi
gradiremmo che fosse ripristinata la festività del 4 novembre, anche perché sono tutte festività che aggregano e infatti anche ci sono oggi delle scolaresche che vengono a partecipare e a condividere con noi quelle che sono i nostri ideali. E il Vescovo benedice la corona. Granito, a tenere! Chiaramento, lì, su! Prefetto Guidato, una cerimonia molto suggestiva, una grande partecipazione di gente che ha dato tanto alle forze armate, ma tanti giovani. È stato menzionato il ricordo, è stato menzionato il sacrificio delle vittime di mafia, il valore della legalità, della unità d'Italia. È una giornata veramente bella, e proprio perché è partecipata. È partecipata attraverso i tanti ragazzi con i loro insegnanti. Come ho avuto modo di ricordare nel mio breve intervento, noi, le nostre generazioni, lavorano in questa prospettiva. Lei è quello di educare, di far conoscere, di ricordare, perché abbiamo un obbligo morale di ricordare. Sono stati ricordati i giudici Falcone e Borsellino e ancora di più oggi dobbiamo ricordare e dobbiamo credere sempre nei valori che sono alla base della nostra democrazia, della nostra Repubblica, tutti insieme e uniti. Essi sono riuniti nel rispetto delle due leggi e delle civili istituzioni per esaltare l'amicizia, la fratellanza e la solidarietà tra gli uomini e per promuovere i valori di libertà e rettitudine nella fedeltà alle tradizioni, portando memoria e onorando coloro che hanno donato la loro vita al servizio della patria. Sua Eccellenza, i valori delle forze armate unite ai principi cristiani. Le forze armate sembrerebbe una contraddizione, perché la forza armata è per la guerra, il Vangelo ci parla di pace. In realtà il servizio che le forze armate danno per il ristabilimento della pace, la garanzia della pace, è davvero un grande servizio, e oggi più di prima sono addestrate per questa realtà. E la festa di oggi che abbiamo vissuto, la festa del tricolore, ci ricorda soprattutto questo fatto, l'unità che dobbiamo sempre ricercare. Oggi molti venti ci parlano di disgregazione, invece dobbiamo cercare in continuazione sempre l'unità. La bandiera ce lo richiama in continuazione e non dobbiamo mai staccarci da questo pensiero. Fa che essi possano continuare con giovanile rigore a testimoniare alle nuove generazioni di militari e ai cittadini tutti l'amore per la patria italiana. E concedi ai nostri governanti la necessaria saggezza e rettitudine perché l'Italia possa essere sempre degna delle sue millenarie tradizioni civili e cristiane. Sindaco Saccomanno, Torre Santa Susanna ha ospitato questa celebrazione davvero importante. Le sue emozioni da primo cittadino? Beh, una grande suggestione, positiva, per un ricordo di valori che talvolta probabilmente ci distraiamo nel rispettarli. Ecco, è un richiamo per tutti i cittadini, è un esempio per i ragazzi che potranno ritrovare in questa festa della bandiera lo stimolo a guardare all'Italia con l'ammirazione che è dovuta a chi questa bandiera se l'è conquistata e difesa, chi ha conquistato e difeso la nostra libertà, questo sentimento di uguaglianza, di fraternità, e certamente, come ho detto pubblicamente, anche un suggerimento per essere una bandiera che accoglie e non che divide.
Antonio Amaturo, delegato Onucci, delegato regionale Onucci per Puglia e Basilicata. Una manifestazione senza dubbio riuscita, una grande partecipazione, ma tanto impegno, tanta organizzazione alle spalle. E l'Onucci sempre pronta a difendere, a sostenere quei valori che si tramandano da secoli. Sì, in effetti è un evento, noi abbiamo scelto per questa celebrazione il 24 maggio non a caso, è una giornata che ci ricorda veramente momenti belli ma anche brutti, ma noi abbiamo il dovere di conservare, soprattutto per ricordare le nuove generazioni, quelli che sono i valori e gli ideali che ci sono stati tramandati dai nostri padri, che hanno reso appunto quest'Italia unita. Ecco perché noi stiamo lottando anche per il ripristino della festa del 4 novembre, che dal 76 ormai non è più considerata alla pari degli altri come il 25 aprile e 2 giugno. Ci stiamo battendo a che venga ripristinata. Per ripristinare come si fa? Andare a celebrare su tutte le piazze, su tutte le comunità del territorio queste manifestazioni alle quali noi guardiamo con la massima attenzione, soprattutto nei riguardi dei bambini, perché loro sono il loro futuro, noi dobbiamo ricordare ciò che i nostri padri sono stati, ecco perché abbiamo il dovere appunto di portare avanti questo nostro impegno che dura ormai per la nostra sezione di Brindisi da oltre 21 anni. La risposta della città di Torre è stata veramente una risposta molto bella, grande partecipazione di tutti gli studenti, di tutta la cittadinanza e un grazie ancora al sindaco del comune di Torre, ma anche a tutta l'intera amministrazione e Consiglio Comunale, oltre a Sua Eccellenza che è il suggello finale per queste manifestazioni, per essere appunto rese ancora più importanti a livello istituzionale, che solo così dimostra che siamo uniti, istituzioni, forze armate, anche se noi in congedo, ma abbiamo il dovere appunto di guardare e andare avanti. Schieramento! Spettatori, Polifemo vuole celebrare la festa del tricolore. Per questo motivo siamo qui a Torre Santa Susanna in provincia di Brindisi per una bellissima iniziativa finalizzata a celebrare il 100° anniversario dell'istituzione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate. È una iniziativa che è stata appunto organizzata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, l'UNUCI, sezione di Brindisi. Una grande partecipazione popolare, davvero suggestiva la partecipazione delle scolaresche proprio per formare i giovani a certi valori. La conclusione dell'evento, della manifestazione in piazza, una manifestazione a cui hanno partecipato le più alte autorità civili e militari e religiose.